Ti sei mai chiesto che cosa significhi essere un nomade digitale? Negli ultimi anni il fenomeno dei nomadi digitali ha registrato un aumento straordinario, riflettendo un cambiamento epocale nel modo in cui concepiamo il lavoro e la vita. In Italia e in tutto il mondo, sempre più persone abbracciano lo stile di vita da nomade digitale, sfruttando la flessibilità offerta dalle tecnologie moderne per lavorare ovunque nel mondo. Immaginati infatti di vivere in un mondo dove il lavoro non ha confini e dove ogni luogo potenzialmente può diventare il tuo ufficio. In questo video ti porterò con me nelle 24 ore da nomade digitale qui in Sudafrica. La voce che stai sentendo in questo momento sicuramente non è stata registrata questa mattina. Infatti proprio oggi mi sono dovuto svegliare alle 6:30 per iniziare la mia giornata e come puoi vedere dalla mia faccia non ero proprio contentissimo. Sei pronto a scoprire cosa significhi essere un nomade digitale in Sudafrica? Mettiti comodo che iniziamo. Sia chiara una cosa, non mi sveglio tutte le mattine alle 6:30. Dipende, se faccio lezioni di surf allora sì, mi sveglio alle 6:30 perché la lezione è alle 8, anche in realtà se devo fare dei contenuti perché voglio uscire prima che il sole si alzi, altrimenti normalmente la mia sveglia è sulle 7:30 per iniziare a lavorare alle 8. Dimenticavo una cosa, mi sveglio alle 6:30 anche se la lezione è alle 8 perché ci vuole mezz'ora di macchina per arrivare a Muizenberg, tempo di cambiarmi, poi alle 8 si inizia il bolidaccio, eccolo qua, il bolides. Non so se si vede da qui, ma il mare è incazzato nero oggi. Qua c'è anche un bel po' di vento. Questa è la zona dove si surfa. Vedere là ci sono le docce e qua invece ci sono le casette colorate di Muizenberg, molto famose. Allora, questa è la muta, 3 mm 2, abbastanza calda, dai. Lezione finita, adesso mi doccio, torno a casa e inizio a lavorare. È caldo, dopo la surfata, obbligatorio. L'esperienza con il surf mi sta piacendo un botto perché comunque è uno sport totalmente diverso da quelli che faccio normalmente. Se posso trovare proprio uno sport, diciamo, simile, è sicuramente lo sci. Infatti vi dico, ieri mattina, prima della prima lezione, mi sembrava di essere in un giorno prima di una sciata. Quindi quell'emozione che senti quando alle 7:30, 7:40 sei fuori dagli impianti e stai per salire, sta per iniziare la sciata. Allora, preparazione della colazione: yogurt, muesli al cioccolato, uva, mirtilli che qua costano veramente poco. E andiamo a comporre la mia colazione. La pesa, manca il cioccolato fondente e qua prendo il link. Iniziamolo. Prima cosa, se volete copiare questa colazione super light, 150 grammi di yogurt, io uso lo yogurt greco, 100 grammi di frutta, di muesli ne metto di solito una ventina di grammi, ultima cosa cioccolato fondente, di solito ne metto 15 grammi. Risultato finale, bowl meglio che al bar. Allora, sono tornato a casa, sono le 10, pronto per iniziare a lavorare, banana ovviamente che me la mangio post surfata perché sono cotto. Di solito al mattino cosa faccio? Cerco di concentrarmi su quelle che sono le attività principali della giornata, quindi nel caso di oggi devo montare alcuni video per dei clienti, quindi sarò praticamente prettamente su Premiere, oppure di solito monto i video per il canale YouTube. Questo è quello che ho cercato di fare qui in Sudafrica. Mi capita spesso anche di andare a fare colazione, adesso qui sopra vi metto alcune immagini delle mie colazioni qui a Cape Town. Ci sono diversi posti belli che vi lascio appunto salvati qui sotto, magari in descrizione, se un giorno verrete qui a Cape Town. Adesso sto esportando alcuni video, mi cavo gli occhiali. Normalmente al mattino lavoro
fino all'una circa, poi tendenzialmente a pranzo o cuciniamo qui in casa, mangiamo qualcosa qui in casa, oppure usciamo a pranzo. Ho editato due video, io edito tutto come sapete con Premiere, quasi tutto con Premiere, qualcosa con After Effects, e se devo fare proprio delle color spinte magari mi faccio aiutare da dei miei amici che utilizzano DaVinci, però molto raro, di solito io riesco a fare bene o male quasi tutto con Premiere. Ho lavorato circa 2 ore al PC, adesso mi sono cambiato, vado a prendere Anna in palestra e andiamo a pranzo. La cosa bella di abitare in una città in cui costa poco andare a pranzo o a cena è proprio questa. Quando stacchi da lavoro, prendi la macchina, vai nel tuo ristorantino di fiducia, noi andremo oggi in un ristorante Crazy Point, mangi e poi torni a lavorare. Sogno. In Italia lo facciamo pochissimo. Anche perché se ci pensi, in Italia se vai a pranzare fuori spendi tra i 15 e i 25 euro tutte le volte. Qui alla fine con 7-8, massimo 10 euro pranzi, quindi è comodissima come cosa. Non so quanto si sentirà, ma siamo venuti in un posto in cui siamo abbastanza local, Kleinski, dove si mangiano degli ottimi bagel, ve lo consiglio. Io oggi, che è venerdì, mi sono preso un bagel con lo schnitzel, con la cotoletta folle, e poi ci siamo presi da dividere un'insalata col pollo. Sembra buono. Salatina. Di solito il pomeriggio cerco di concentrarmi sul montaggio di alcuni video per i clienti, infatti adesso in particolar modo ho finito di montare 2 contenuti che poi ho girato direttamente attraverso WeTransfer al mio cliente finale. I montaggi non mi piace troppo tenere il pomeriggio perché riconosco che la mia attenzione è un po' più bassa, la mattina sono molto più carico, mentre invece il pomeriggio cerco di concentrarmi di più soprattutto nelle varie call di consulenza insieme ai ragazzi che sono iscritti al mio corso da zero dronista, oppure a tutti quei ragazzi che sono interessati ad approcciare al mondo del content creation e del videomaking e che quindi hanno iniziato una consulenza con me. Inoltre il pomeriggio cerco di dedicarmi anche al postare per alcuni miei clienti, infatti seguo i social per 2 realtà della mia città a cui sono molto legato e cerco tendenzialmente di pubblicare appunto il pomeriggio, che secondo me è l'orario migliore. Come vi dicevo, il pomeriggio è anche content creation, quindi ho preparato la mia videocamera e il mio monitor, ovviamente l'immancabile microfono. Sono venuto in uno dei miei parchi preferiti qui a Cape Town e adesso registrerò un video su YouTube che vi lascio qui sopra nel caso in cui ve lo siete perso. Voglio dire solo una cosa: creare contenuti soprattutto per YouTube o per i social, quindi posizionare una videocamera in mezzo a un parco con centinaia di persone, non è facile. Mi vergognavo tanto all'inizio, adesso vi dico la verità, me ne frego molto di più. Io monto, registro, vado via, non faccio caso più ormai nemmeno alle persone che mi passano a 1 metro di distanza. È un fatto di allenamento. Più si registra all'aperto con altre persone, meno vergogna, diciamo, si avrà di parlare appunto davanti a una telecamera in mezzo a un mercato, per esempio. Quindi mi raccomando, l'allenamento, soprattutto in questo ambito, fa veramente la differenza. Sono 6:30 e come ogni giorno post lavoro stacchiamo entrambi, sia io che Anna. Questa passeggiata è fondamentale per staccare. Se si sta tutto il pomeriggio al computer, magari si lavora, si fanno delle call, una giornata come oggi, fa bene uscire, prendere un po' d'aria fresca, stare un po' all'aperto. Abbiamo scelto anche volutamente la casa qui in sta zona, a Sea Point, per appunto avere il mare sotto casa e fare veramente 2 passi ed essere subito sulla camminata della promenade. Molto come sempre infiammato e vediamo se stasera ci regalerà qualche emozione. Come avete visto, comunque 3/4 praticamente della mia giornata è davanti al computer o a creare dei contenuti, quindi vado in esterna a preparare nuovi video per i social o su Instagram o appunto per il canale YouTube. A questo punto si può godere di tutta la meraviglia di Sea Point, guardate che spettacolo, al tramonto è una roba folle. Buonanotte, spero che questa giornata vi sia piaciuta, ci vediamo sabato prossimo alle 11 per un nuovo video sul canale, ciao!